Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Siamo quasi alle battute finali. Non manca molto per concludere la storia e poi cominciare il DLC, che sarà comunque composto da pochi episodi, corti o lunghi non ha importanza, saranno 4 forse al massimo. Oggi comunque sfida con Yante per vedere se sono pronto a diventare un ranger, un capitano. Sì! Quindi quello che si riceve è vero, non è molto che sia qui, ma è già dimostrato di conoscere l'isola e di saper superare qualsiasi ostacolo. Sei ufficialmente un ranger. Ecco, e ora che facciamo la sfida con te, sarò ufficialmente un capitano, credo, se ti batto, certo. Temo che non ci sia una cerimonia speciale per commemorare l'occasione. Siamo troppo impegnati ad addestrare nuove reclute per occuparci delle fusioni fuori controllo. E il fatto che ci siano tante reclute da addestrare vuol dire che molte persone finiscono qui a Nuova Virrali, che è strano. Deve esserci tipo una specie di rift nello spazio-tempo che connette tutti gli universi. È pericolosa come cosa. Sai, ci servirebbe altra gente come te che ci aiuti con l'addestramento. Hai mai pensato di diventare un capitano? A dire il vero sì. C'è una sfida finale se ti interessa, devi sconfiggere me in combattimento. Allora, vuoi affrontare questa sfida? Ma certo! Non vedo l'ora di vedere di che pasta sei fatto, spero che tu sia pronto a darci il massimo. Combatterai insieme a qualcuno? Beh, credo che sia ragionevole che mi aiuti mia moglie. È sposata. Sei pronta, tesoro? Sì, amore. La voce mi è uscita un po' strana, non ha senso. Si preannuncia davvero l'incontro più caldo dell'anno, chi la spunterà? Lodestein a me sta simpatico, cioè è fighissimo, guarda che tipo. Capitano Skip, mi interessa quello che ha là dietro che sembra un lanciafiamme. Forza straniero, fai vedere a Yante chi comanda. Questa invece mi sta antipatica, non lo so. Ma comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Capitano Yante, è tremenda sta sfida. Non credere che ci tireremo indietro, Link. Non sei più un apprendista, ora sei in Serie A. Allora, lei ha Ingranario. Loro hanno Ingranario e Gin & Tonic. Ah, non ho la fusione al massimo, però. Ah, qui c'è la musica direttamente. È giusto, è giusto. Andiamo un po' con Carbonella e facciamo un muro d'aria, tanto che siamo in ecolocazione e così ce lo prendiamo entrambi. Ok, prosciugato. E confuso, certo. È quello che fa distillato. Ah, io so che... mi è mancato. Mannaggia. Vabbè, mi dura per un altro turno almeno. Allora, la confusione è grave perché non ho niente per curarla, tra l'altro. Io potrei usare i fusilli alle pere. Allora, li uso, tanto non consumo il turno, quindi ho la barra carica per essere sfruttata volendo. Ah. No, gli aumenta i PA. Vabbè, dai, non importa. Aia. Mi ha rotto... Beh, a parte colpisco entrambi. Spaccato. È pericolosa. Ok, colpo. Vabbè, dai. Almeno faccio danno comunque. Non so se conviene curarmi o continuare a sperare di colpire. Facciamo un po' boato sonico, dai. Almeno colpisco entrambi. Ha mancato, meno male. Potevo mettergli Orlo Scabro ora che ci pensavo, no? A sapere che mancavano così tanto, gli davo Orlo Scabro e devastavo la vita. Sognidor. Sognidor è un mostro molto buono. Facciamo Tempesta di Sabbia. O mi tengo i punti. Provo a tenermi i punti, dai. E Boato Sonico. Aia, fa male però. Non importa se potenzi PA. Ai. Ma come confuso. Mi fondo. Già da adesso. Non ci sei la fase, no.
Facciamo colpo della montagna su Wilma, dai. Ma niente, eh. È tostissime loro due. È confuso. Allora, infusione reggo molto bene gli attacchi, quindi posso stare un pochino più tranquillo a ricaricare, a colpire, a far passare i turni e quant'altro. Ecco, insomma. Ecco, certo. Non so se fondersi è la cosa più corretta da fare perché sono pericolosissime loro. Vabbè, tempesta di sabbia è comunque un attacco alla fine. E riavvolgo ancora una volta. È difficile questa. E mi tengo la confusione fino alla fine della battaglia, che toccherà fa? Ci provo. Vai. No, come? Ma Gigantonic, com'è possibile? È immortale! Allora, nel momento in cui io attacco e sconfiggo Gigantonic, lei farà la fusione. Basterà colpo? Normale, andando normale. No, certo che no! Come posso aspettarmi che basti? Robin Dam, che fai? Ruba PA. Ok. Meglio. Posso ricaricarmi? Questa è un po' rischiata, eh. Vabbè, sì, ormai la confusione non ci faccio più neanche caso, talmente rimbambito che non sa neanche se ne accorge. Aia, se becca questa fa male! Non mi far urlare di prima mattina! Ok. Oh, allora. Ah, però potere fusione è già pronto io. Dovevo mettere Orlo Scabro, quanti danni ci prendevano. Oh. Ok. Robin Bella la conosco molto bene. Che c'è? Credevi essere l'unico a saper usare la fusione? Eh sì, veramente. Un po' me l'aspettavo. Bella idea. Oh, pessima idea se colpisco. Se sbriciola va a segno, sono cavoli tuoi, caragliante Wilma, come ti chiami. Raggio dell'immondizia, bello. Aia. E vai! E vai! Niente però gli ha fatto. Però se, la schivata è nulla ora. O meglio, molto meno di prima. Quindi andiamo con ricarica. Non ne riavvolgi. Uragano? Wow! Ok, dato che attacca a distanza è inutile cercare di colpirla. Qualcosa che mi faccio usare solo due. Però se becca fa male. Allora, riavvolgi. Ho fatto provocazione in maniera molto stupida, veramente, l'ho fatta. Però almeno adesso sono carico e posso usare un'altra volta il potere fusione, che non è molto, non fa molti danni, però. Allora, io dico solo una cosa. Freccetta avventosa può mancare bersaglio. Però no. A quanto pare qui no. Non lo manca. Non è contemplato. Il miss qui non è contemplato. Ho rimborso PA, no, amico mio, però, eh. Aia. Fa un po' male questa, però la reggo. Colpo della montagna va bene. Va bene colpo della montagna. Ok. Possiamo fare un altro attacco. Quello che faccio. Boh.
pestaggio, tanto è uguale a sto punto. Carica, non so, è confuso, quindi sbriciola. Era necessario. Allora, non sono sicuro di prendere un altro danno, quindi riavvolgo ancora. Da qui ora si decide tutta quanta la lotta. Potere fusione? Può essere che va, può essere che va. No. Attacca prima lei. Loro, è uguale. Allora, ora da qui un attacco ed è fatta. Non sono più confuso. Ah, non ci ho fatto più caso. Ormai dico, vabbè, è condannato. Invece no. Boato sonico. Riavvolgo. Vai. Non posso assolutamente rischiare. Ah, mancato, eh. Colpo. Me la sento proprio. Dai, me la sento questa. Eccola qua. Andata. Ah, finalmente. La confusione non ha dato troppo fastidio, tranne proprio in alcuni punti un pochino più cruciali. E neanche un livello ho fatto, beh certo, stanno a 60, non è che stanno chissà a quale livello. Non male, non male davvero. Bella lotta, bel match. Niente male, proprio niente male, riesci sempre a stupire, eh. Era vero quello che si diceva, che battaglia. Tieni, questo è tuo. Vorrei ricordare che i capitani ci danno dei timbri. Questo è un tappo di bottiglia. Questo significa che sei ufficialmente un capitano ranger. La gente si rivolgerà a te per ricevere l'addestramento, proprio come gli altri capitani hanno fatto con te. Forse saprai che sono stata la prima persona su una nuova virla ad assumere la forma di un mostro con una cassetta. Da allora la gente mi pone sempre la stessa domanda. Ma come funzionano queste cassette? Non hanno alcun senso. Vuoi sapere cosa penso? Penso che abbia assolutamente senso, visto nella giusta prospettiva. Gli esseri umani creano arte, come la musica, e l'arte è una cosa intangibile e immateriale che esiste interamente nel nostro immaginario collettivo. Poi, racchiudiamo quella musica intangibile in una forma fisica, come le cassette. Questo rende il ponte perfetto tra mondo fisico e immaginario. In un certo senso è logico. È presente la bacheca fuori dal municipio? Se qualche apprendista avrà bisogno di mettere alla prova le proprie abilità, ti lascerò un messaggio là. Per ora mi prenderò un lungo e meritato riposo. Se hai voglia di continuare a esplorare l'isola, perché non raggiungi i tuoi compagni capitani? Sono certa che vorranno congratularsi con te per la tua promozione. Allora, la bacheca fuori dall'ufficio. Sì, possiamo risfidarli ora volendo. La bacheca fuori dal municipio. Oh, una barca a remi. Venuta dal mare. Dovremmo controllare, Link. No, cara Kaylee, non oggi e non in questo episodio soprattutto. La bacheca, voglio controllare la bacheca. Finalmente ci sono le missioni della bacheca. È molto importante farla. Una volta che le avrò completate tutte, la barra sopra si riempirà. E, o meglio, già è riempita veramente. Però potrò salire di livello con la bacheca. E raggiungere un certo livello sbloccherà un'altra porzione di storia. Che non è post-game, se non sbaglio, quella parte di storia. Ma comunque la farò, a tempo debito farò anche quell'episodio. Non è necessario farvi vedere le missioni perché sono tutte uguali alla fine, tipo fai vedere ad Oilek questo mostro, oppure completa questa missione, porta questo pacco lì, siamo dei corrieri praticamente, facciamo Death Stranding Simulator, ma non importa perché ci sarà un episodio dedicato a quello che si sbloccherà facendo questa bacheca. Quindi non manca poi molto per la fine della serie. 5, 6, 8 episodi al massimo, proprio volendo esagerare. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!